La febbre del gioco. Nella sola Agordo spensi 2,7 milioni nel primo semestre. Gli esperti lanciano l'allarme: il risparmio è una virtù, i bilanci familiari sono a rischio. Stiamo parlando di allarme ludopatia ed è questa la notizia con cui apriamo la rassegna stampa di oggi, sabato 2 novembre. Siamo su Corriere delle Alpi e questo è un articolo di Gianni Santomaso. Solo ad Agordo, nei primi 6 mesi del 2024, sono stati spesi nel gioco d'azzardo quasi 2,7 milioni di euro tra apparecchi fisici e telematici. Numeri importanti, quelli elaborati da Filippo Torrigiani, consulente della Commissione parlamentare antimafia, su dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e forniti da scuole in rete. Diventa ancora più importante il campanello d'allarme che è stato suonato ieri ad Agordo durante l'incontro, un incontro organizzato in cui hanno preso la parola Angelo Smagnotto e Pierluigi Riello, dottori commercialisti ed educatori finanziari, chiamati dal SERD dell'Ursus Nodo Lomiti a dare proprio contributo alla prima delle serate promosse per sensibilizzare alla piaga dell'azzardo e SERD è servizio delle dipendenze. Tenere sott'occhio la propria liquidità, il proprio risparmio e i propri debiti può risultare molto utile per prevenire i rischi che possono derivare alle proprie finanze dal gioco d'azzardo. È stato questo il consiglio dato dai due esperti in una sala ad Agordo in cui gli agordini erano pochi, a testimonianza che ancora non c'è presa di coscienza della gravità del fenomeno, il gioco d'azzardo. E per tutti si intende lo Stato, si è parlato appunto dei numeri e quindi dello Stato che incassa 11 miliardi, che ha incassato 11 miliardi nel 2022 e si è parlato anche dei concessionari come Lottomatica. Quest'ultima, hanno sottolineato i due relatori, nel suo bilancio di sostenibilità dice di rispettare il consumatore come soggetto da tutelare e al quale offrire esperienze di gioco innovative e coinvolgenti di qualità e in totale sicurezza. E aggiunge che il gioco rappresenta un intrattenimento occasionale e un momento di svago totalmente sano e sotto controllo per la gran parte dei consumatori, ma in realtà, come hanno avuto modo di spiegare l'assistente sociale Linda Goldebella e lo psicologo Francesco Uva, è un gioco in cui il banco vince sempre. Dal 2003 in poi, ha detto Coldevella, si è giocato sempre di più fino ad arrivare ai 150 miliardi a livello nazionale del 2023. Nel 2012 il disturbo per gioco d'azzardo patologico è stato inserito dal Ministero della Sanità nei livelli essenziali di assistenza, riconoscendo di fatto che l'azzardo è un problema di salute pubblico e che lo Stato deve farsene carico. Quindi numeri davvero importanti, abbiamo detto nella sola Agordo spesi 2,7 milioni e i dati parlavano per la provincia di Belluno, i dati dell'Agenzia delle Entrate e delle Dogane parlavano per il nostro territorio di 220 milioni in media spesi all'anno, quindi numeri davvero, davvero impressionanti. Cambiamo argomento, torniamo indietro rimanendo sempre sul Corriere delle Alpi. Dove si parla anche di furti, in questo caso siamo in territorio feltrino. I ladri svaligiano 6 abitazioni di sera, bottino ingente, aperta una cassaforte. Una banda di professionisti è entrata in azione dalle 18 alle 20 di giovedì tra Farra, Boscariz e nella zona di via Anconetta, ne scrive Roberto Curto. Esperti, agilissimi, attrezzati di tutto punto e scatenati. Venerdì pomeriggio pesante sul piano della sicurezza in città, con una banda che ha preso di mira almeno 6 abitazioni sparse in diversi quartieri della città, mettendo insieme un ingente bottino fatto di gioielli, oro e denaro contante. Fatale la fascia oraria delle 18 alle 20, complice la serata prefestiva che magari ha trattenuto fuori le persone per un aperitivo o per una serata al ristorante e ovviamente al buio che ha agevolato le mosse dei malviventi. Da Farra alla zona di via Anconetta nei pressi del supermercato Pris, passando per il Boscariz, i ladri sono entrati in azione scalando muri, forzando finestre e buttando all'aria camere da letto e cassettiere alla ricerca di oggetti di valore. Forzata con la molla a disco anche una cassaforte che conteneva parecchio denaro contante e altri oggetti di valore. Insomma, un pessimo ritorno a casa per alcune famiglie che si sono trovate l'abitazione rivoltata come un calzino e alle quali non è rimasto altro che chiedere l'intervento dei carabinieri. E uno dei derubati ha detto: sottratti dei ricordi della mia compagna deceduta 2 anni fa. Quindi davvero una giornata amara per alcuni residenti, appunto,
di diverse frazioni di Feltre, della città di Feltre. E poi ancora leggiamo una notizia che riguarda, ci spostiamo alle prime pagine del Corriere delle Alpi e si parla di Olimpiadi e in questo caso di emergenza alloggi. C'è un articolo di Alessandro Michielli. Confindustria sogna le casette olimpiche, vogliamo realizzare uno studentato. La presidente Lauren Berton dice: Simico, Fondazione Mico e Comune di Belluno hanno confermato la disponibilità a trattare. Realizzare uno studentato a Belluno utilizzando le casette, del villaggio olimpico di Cortina per attrarre i giovani. Non sarà facile, ma Confindustria Belluno Dolomiti ci crede. E l'idea nasce dal fatto che il prossimo anno, manca poco l'ufficialità, dovrebbe partire in città il corso triennale di informatica dell'Università di Verona. Un'iniziativa che coinvolge anche il Comune di Belluno, il cui compito è quello di verificare la fattibilità dell'operazione e trovare un'area idonea e già urbanizzata. L'operazione deve essere ancora costruita, ma i colloqui con Simico e Fondazione Milano Cortina sono ben avviati. Stiamo lavorando per aprire il corso di informatica in città, afferma Laurent Berton. Uno dei temi che abbiamo affrontato è quello dello studentato, ovvero la residenza per gli studenti. Finiti i giochi, per poter utilizzare 25 o 30 casette del villaggio olimpico di Cortina, potrebbe garantire circa una sessantina di posti letto con degli spazi comuni e dare così a Belluno una residenza per i ragazzi. Ne abbiamo già parlato con Simico, Fondazione Milano Cortina e con il Comune di Belluno, prosegue. Tutti hanno detto che è una bellissima idea e il Comune sarebbe disponibile a trovare uno spazio urbanizzato idoneo per le strutture, un po' distante dal centro, ma ben servito dai mezzi di trasporto pubblico. Vorremmo che le casette selezionate fossero quelle degli atleti, in modo che lo studente possa dormire nelle stanze dei campioni. Le camere potrebbero essere nominate con i loro nomi, per esempio Stanza Sofia Goggia. Quindi è un'operazione a cui appunto si sta lavorando e il vice sindaco Gamba dice: Bellissimo, ma bisogna verificare costi e benefici di questa operazione. E poi c'è anche un intervento del presidente della provincia di Belluno che amplia le prospettive, Roberto Padrin, usiamole anche per altro. Il presidente ragiona in grande sul tema, in corso le verifiche sui presupposti tecnici e amministrativi del piano. Noi stiamo lavorando da tempo su questa possibilità. L'idea di poter utilizzare il villaggio olimpico risolverebbe tanti problemi. E a dirlo appunto è il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Cambiamo argomento e si è parlato della lunga coda dell'estate e del ponte che stiamo vivendo in questi giorni, un ponte con temperature estive, scrive il Corriere delle Alpi. È boom di turisti in montagna, pieni pochi alberghi rimasti aperti, riaprono le seconde case, in tanti a sorapisse sulle tre cime, e ne scrive Alessia Forzini. I pochi alberghi aperti hanno registrato il tutto esaurito per il Ponte dei Santi, grazie alle temperature tiepide e a un cielo che più splendido di così non poteva essere. Sospira di sollievo Walter De Cassan, presidente provinciale di Federalberghi, e che il bel tempo abbia consigliato tante famiglie di recarsi in montagna è testimoniato dal cartello in autostrada che ieri mattina avvisava gli automobilisti: attenzione al casello di Belluno, 3 km di coda. E c'è poi il resoconto zona per zona. È andata molto bene a Cortina, sui rifugi, in Comerico, Misurina, col Gallina che invece non ha aperto e che si illudeva di poter aprire le piste da sci per questo ponte, però le temperature troppo miti lo hanno impedito. Ci spostiamo ora sul Gazzettino, andiamo a leggere altre notizie riportate dall'altro quotidiano locale che dà largo spazio appunto ai tanti turisti presenti per il ponte, ma i locali sono chiusi. Cortina comincia a riempirsi di stranieri che però trovano aperti solo una decina di alberghi e ieri anche pochi negozi. Struscio tra i negozi chiusi ieri in centro a Cortina, tanti turisti con corriere di portoghesi e coreani, ma pochi locali aperti. Tra questi c'è l'hotel Beppe Sello, uno dei rari ad aver attuato la tanto decantata destagionalizzazione. E il lavoro non manca di certo, spiega la titolare Michela De Martin, ma serve un lavoro comune anche nei servizi. A Cortina su 30 strutture ne saranno state aperte circa 10, con il difficile tema anche di dove mettere a dormire i nostri collaboratori. I turisti si sono consolati con l'immancabile fotografia davanti ai simboli dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026,
Nel centro, per tutto il giorno, c'è la spola di persone che raggiungono la terrazza di Piazza Roma e scattano immagini dei cinque cerchi e dei tre agitos colorati con lo sfondo delle tofane e le piste di sci dei mondiali e delle Olimpiadi ancora del tutto brulle. E qui sul Gazzettino, cambiando di nuovo argomento, si parla anche della crisi dell'economia, imprese in calo, pesa il commercio. Il terzo trimestre 2024 perde 69 unità rispetto a quello del 2023. Sono i negozi di vendita al dettaglio a pagare il prezzo maggiore. L'analisi è della Camera di Commercio e Presidente Pozza dice che con il manufatturiero è il settore più colpito, quello del commercio, ma sono in calo anche alloggi e ristorazione, si legge nel sommario. Tempo di bilanci per il terzo trimestre dell'economia veneta, con una provincia di Belluno che continua a restare in negativo, zavorrata soprattutto dai valori legati al commercio, ma anche ad una contrazione del manifatturiero nel settore legno-arredo. Segno che la gente ha meno soldi da spendere, risultato inevitabile di fronte a stipendi congelati da anni e da un forte aumento dell'inflazione che ha eroso il potere d'acquisto. Per chi volesse approfondire, c'è questo articolo di Loredana Marsiglia sul Gazzettino. Appunto, dicevamo, il ponte di ogni santi, fuori stagione affollato tra portoghesi e coreani, sole caldo, lasciano ancora brulle le piste da sci che ospiteranno le Olimpiadi e ci sono alcune fotografie di Cortina. E poi ancora, rimaniamo sempre al Gazzettino, andiamo a leggere altri articoli. Ci spostiamo a Feltre, dove si parla di agricoltura. San Matteo e ringraziamento. Prende il via oggi, fine settimana, che interessa Largo Castaldi e Cittadella, nel programma della fiera convegni, premi, vendita prodotti e degustazioni. Esaltazione delle eccellenze del territorio, oggi si apre l'antica fiera di San Matteo nella sua nuova location in centro storico a Feltre. Il programma delle 2 giornate è intenso, il via domani alle 10 in Sala degli Stemmi con un convegno sul tema l'allevamento caprino in montagna, organizzato in collaborazione con l'Istituto Agrario della Lucia di Feltre. Al termine del convegno sarà consegnato il premio Custodi della Terra, dedicato alla memoria di Valerio Giusti. Alle 15.30 alla Galleria Rizzarda si terrà una visita speciale alla collezione Rizzarda rivolta alle famiglie, con laboratorio finale per bambini. Questi sono alcuni degli appuntamenti previsti. E sempre domenica a Feltre si terrà la 74esima edizione della Festa Provinciale del Ringraziamento Agricolo, che vedrà la messa in Duomo alle 10.30, presieduta dal Vescovo, e a seguire il pranzo comunitario in Piazza Isola. Inoltre, a Largo Castaldi, via Roma e via Campo Giorgio, ci sarà un'esposizione di mezzi agricoli. E poi ancora, leggiamo un ultimo articolo prima di chiudere, e siamo appunto nelle Alpi in questo caso. Il castello rivive con la dea del lago. Il maniero diventa proprietà di un imprenditore vitivinicolo che produce prosecco superiore e guarda anche alle uve Solaris. Resta il riserbo su come sarà utilizzata la struttura con i suoi 19 appartamenti residenziali distribuiti su 5 piani, e ne scrive sempre Loredana Marsiglia. Dopo un lungo peregrinare tra ipotetici compratori e prezzi in continuo ribasso, oltre ad essere passato di striscio anche in un'inchiesta giudiziaria e finito pure sotto pignoramento, finalmente il castello di Ponte nelle Alpi, costruito nei primi del Novecento dalla facoltosa famiglia Pagota dei Bortoluzzi, commercianti di legname in laguna, ha trovato pace tra bottiglie di pregiati vini e la possibilità di diventare un luogo di richiamo turistico. Un futuro che però i nuovi proprietari devono ancora tracciare con precisione. Loro sono Mirko Della Colletta, imprenditore vitivinicolo titolare della Dea del Lago. La moglie è Serena Favalessa. Sono i nuovi castellani che in queste settimane hanno ridato vita al maniero. Un movimento di mezzi che non è passato inosservato, così come l'insegna all'ingresso del muro di cinta che pubblicizza l'azienda Dea del Lago, produttrice di prosecco superiore di Conegliano e con il progetto di espandersi anche in Albago, dove da tempo, precisamente a Farra, campeggia un cartello dell'azienda. La fiabesca e imponente castello ha fatto sognare molti, specie dopo la ristrutturazione avvenuta oltre 20 anni fa, quando Italia de Mora venne trasformato in un condominio di lusso per aspiranti castellani. Poi il declino, legato al fallimento della ditta che realizzò la ristrutturazione, e il lungo silenzio rotto solo dall'ultima asta andata in scena nel novembre scorso. E appunto l'acquisto è avvenuto da parte di un proprietario, di un imprenditore vitivinicolo di Conegliano, che con un'offerta di 768.000 euro a fronte della base d'asta di 1.024.000 euro si è aggiudicato l'imponente castello.
Il castello finì all'asta dopo un pignoramento per insolvenza avviato da una finanziaria nei confronti della società, il Castello SRL, che evidentemente non avrebbe onorato il debito contratto. E c'è un altro articolo di Federica Fant, leggiamo prima di chiudere, siamo a Limana, ex sindaco muore improvvisamente a 77 anni. È mancato improvvisamente l'ex presidente nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali ed ex sindaco di Limana, Giorgio Bianchetta. Aveva 77 anni, ha dedicato alla vita, alla professione e alla famiglia, sono le parole della figlia Mara. La sua grande forza era la moglie che è mancata 11 anni fa. Ha vissuto gli ultimi anni consumandosi per la perdita della mamma, dice la figlia, è stata una bella persona, rovinata da una serie di eventi della vita, aveva un cuore d'oro, è stato un grande papà. E con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, vi aspettiamo lunedì mattina con i soliti orari, sia sulla pagina Facebook che sul canale YouTube dell'Amico del Popolo e poi ovviamente richiamo ai social e al nostro sito internet www.amicodelpopolo.it. Intanto a tutti un buon sabato, un buon fine settimana e ci rivediamo prestissimo. Grazie mille per l'ascolto.